io porto assoluto rispetto, apprezzamento e gratitudine per il lavoro complessivo che fa la magistratura e il TAR Campania in condizioni non facili. Poi le sentenze certe volte le si condivide, altre volte non le si condivide, si appellano, si riformano, ma in questi anni ho potuto apprezzare il lavoro delle donne e degli uomini di questo TAR. Semmai amministrare in questa città è diventata sempre più una corsa a ostacoli, perché i quadri normativi sono sempre più confusi, le leggi cambiano con una rapidità incredibile senza mettere certezza, ma anzi aumentando la confusione. Quindi noi non ci preoccupano le decisioni del TAR. Ci preoccupa il fatto che non è ancora sorto il giorno in cui si mettono i territori al centro dell'azione istituzionale e politica del nostro Paese. Se fa più paura l'omissione o l'abuso d'ufficio? A me non fa paura niente. No, 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 sto dicendo, parlavo in generale, a me non fa paura niente. Non condivido l'opinione di quelli che pensano che bisogna eliminare l'abuso d'ufficio. Ad esempio era l'opinione di altri politici, però nello stesso tempo, proprio perché ho fatto il magistrato e il sindaco, mi preoccupa questo clima che gli onesti hanno paura di agire. Questo è un tema democratico, perché se gli onesti, che sono tanti nelle amministrazioni pubbliche, cominciano ad avere paura, finisce che omettono e l'omissione è sempre peggio dell'agire. Perché se l'agire è costituzionalmente orientato e persegue l'interesse pubblico non dovresti mai avere paura. Io faccio molti incontri al Comune su questo e devo dire che la preoccupazione è molto forte, perché è diventata una corsa a ostacoli amministrare ed è diventata l'abitudine, non l'eccezione, doversi difendere, soprattutto se sei una persona onesta, e questa non è una cosa normale. Quindi il Paese di questo sinceramente si deve interrogare, e la soluzione non è quella di eliminare le ipotesi di reato, cancellare l'abuso d'ufficio. C'è una riflessione che secondo me tutti debbono fare, e poi la cosa che più mi preoccupa, l'ho detto in modo molto chiaro, c'è una devastante questione morale all'interno della magistratura, che devo dire vedo un silenzio, già si sono dimenticati alcuni casi, non si parla più di Palamara, non si parla più di quello che è accaduto a Roma, non so se state leggendo i verbali che escono dall'inchiesta di Salerno sui magistrati di Catanzaro, cioè siamo a livelli di corruzione devastanti. Voglio dire, se il cittadino comincia a non avere più fiducia nel magistrato che arbitro, che quindi decide sulla libertà personale o nelle cause civili, che ha torto e chi ha ragione, è prezzolato, è altro che politico corrotto, stiamo al collasso dello Stato di diritto, e questa è una cosa che sinceramente in questi anni è stata profondamente sottovalutata soprattutto dagli organi di controllo interni alle varie magistrature. Non sono più casi isolati, chi pensa che sono casi isolati sbaglia, sono casi molto diffusi, e quindi su questo c'è una riflessione democratica che devono fare tutti e soprattutto quelli che ricoprono incarichi istituzionali. Non mi stancherò mai di dirlo, perché l'ho detto soprattutto quando facevo il magistrato, ed è per questo che mi hanno fatto pagare un prezzo molto alto, perché dicevano non solo che i panni sporchi si lavavano in famiglia, non li volevano proprio far lavare, ma anche in famiglia. E quelli stanno ancora là, presi dopo 15 anni. Immaginate questi qua in 15 anni, dei nomi che esatti che avevo fatto 15 anni fa, in 15 anni quante sentenze si sono comprati e quanti processi sono stati aggiustati. Fate un po' il calcolo. E se questa è democrazia, secondo me non è democrazia.